grande Italia, grande! Siamo forti, vai in finale! Non è stata una partita, è stata un'esperienza! Nosotros somos italianos! Azzurri! Forza Azzurri! L'esplosione di gioia al gol di Chiesa, poi la paura al pareggio di Morata e la sofferenza ai calci di rigore, fino all'ultimo tiro dagli 11 metri, quello di Jorginho che porta l'Italia in finale e dà il via ai festeggiamenti nelle strade, nelle piazze, clacson e bandiere tricolore fino a tarda serata, una gioia collettiva che rievoca quelle già vissute nel 2006 ai mondiali di Germania e che adesso potrebbe ripetersi in questi europei che intanto per noi italiani già sono avvolti da un entusiasmo incontenibile. L'Italia si sveglia con l'accesso alla finale di Wembley in tasca. Ieri gli azzurri di Mancini hanno battuto la Spagna ai calci di rigore e adesso il sogno è davvero ad un passo dal diventare realtà. È stata difficile contro la Spagna, però è stata bella, ce l'abbiamo fatta. Siamo in finale finalmente. Ai rigori non ci pensavo che ci arrivavamo così. No. È stata dura, però per fortuna. Per voi è la prima volta a vedere l'Italia in finale ad un europeo? A me sì, sì. Anche la mia, sì. E dopo l'1-0 ci abbiamo sperato che comunque finisse così. Cioè, sarebbe stato troppo facile. Poi dopo, vabbè, i rigori sono sempre una lotteria. Meno male che è andata bene. I rigori sono... può andare bene e può andare male. Sensazioni per la finale? Speriamo bene. Migliore in campo, ti dico subito, per me, per come la vedo io, il migliore in campo è stato quello che si è fatto male, quello era uno dei migliori, che se tenevamo quello al posto di quello Emerson, veramente avremmo fatto una bella partita. Abbiamo gustato la partita proprio a pieno titolo, speriamo che anche domenica sarà la stessa cosa. La finale come la vedi? Speriamo che vada bene per la finale.